Appassionati di futsal, buon pomeriggio dal Pala Tarquini di Ciampino. Siamo in diretta per raccontarvi la sfida tra Real Ciampino Academy e AP Calcio al 5, valida per la quinta giornata del girone F del campionato nazionale di Serie B. Allora Dominici, Lemma, lo scambio per Bernardini che prova col mancino. Moraes ci mette il petto, la mette fuori. Da Eleuteri che va con le mani, lancio lungo. La mette giù in qualche modo Cristofari, prova ad andare da solo, poi lancio per Codispo, ti tocco di ritorno, sotto rete, il tocco di Cristofari che blocca il match in favore del Real Ciampino Academy. Dopo 6 minuti e 22 secondi è 1-0 per il Real Ciampino Academy. Se ne sono andati i primi 10 minuti di gioco, la conclusione e la rete firmata da Sperragatta, il pareggio della P col mancino numero 8 che va a toccare il palo alla sinistra di Eleuteri. Numero 11 fermato da Frosolone, attenzione alla P, Frosolone e Eleuteri col piede la mette in corner. Scarabotti e poi Bernardini, va via molto bene sull'avversario, Bernardini davanti a Moraes, la allarga, troppo lungo il pallone per Lemma. Ancora Sperragatta, la lascia all'indietro per Schieleschi che arriva davanti a Eleuteri e non sbaglia per il 2-1 della P che la ribalta e si porta in vantaggio. Con Sperragatta che va in mezzo, Dominici prova ad allontanarla, poi in qualche modo arriva il tocco sotto rete da parte di Natale che firma il 3-1 della P e che prova a scappare sul più 2. Con la P che è riuscito a fermare l'azione, poi Caetano col mancino va a trovare il poker per la P che prova a scappare, 4-1 il parziale al Pala Tarquini. Bernardini però sbaglia il passaggio, allora Sperragatta la allarga e arriva anche il quinto gol della P col mancino di Caetano che non lascia scampo a Eleuteri e ora la P ha messo la freccia e è scappato sul più 4.
Ancora l'azione di Frosolone che trova la gioia personale col destro tra Figge e Leuteri per il 6-1 della P a 42 secondi dalla fine dell'incontro. Arriva il fischio finale, partita che termina sul punteggio di 6-1 in favore della P. Avete tenuto bene per tutto il primo tempo, alla lunga forse è emersa la loro esperienza, la loro qualità. Sì, siamo partiti sicuramente bene, anche con la cattiveria giusta, poi magari abbiamo difeso molto, abbiamo difeso anche abbastanza bene, soprattutto il primo tempo, poi sicuramente la loro esperienza, comunque sono giocatori importanti, che hanno fatto carriere importanti e la loro esperienza ha avuto il sopravvento. E comunque abbiamo lottato, non siamo stati passivi, ecco. Tutte le partite in trasferta sono difficili, quindi abbiamo fatto un primo tempo un po' così, diciamo. E meno male che abbiamo riuscito a trovare la soluzione per la seconda parte e abbiamo portato il risultato a casa, che è quello più importante.